Oliver Stone, per il quale abbiamo un'ammirazione sconfinata e ci fa piacere di averla qui con noi, di averla qui in mezzo a noi. È davvero per noi un grande onore che lei sia qui a Lucca e che si fermi da noi per un po' di tempo. Per quanto potremo, cercheremo di assicurarle un buon soggiorno, gradevole, come è nelle caratteristiche della nostra città. Lei troverà naturalmente del buon cibo, dell'ottimo vino, anche se le interessa, qualche girata in bicicletta, se vuole sono io a accompagnarla, faremo un giro sulle mura. Se vuole vedere qualche monumento che le piace particolarmente, per esempio l'area del Carretto, l'ha fatta vedere al Presidente della Repubblica, la faremo vedere volentieri anche a lei, quindi sono a sua disposizione. Se le fa piacere, tutto questo. Naturalmente, nel primario interesse del cinema, tuttavia, perché questo è quello che ci interessa in questo caso, però accanto a tutto questo poi c'è la città nella sua completezza, c'è il nostro affetto, l'affetto di noi tutti, che le garantisco è grande nei suoi confronti davvero. Quindi le do il benvenuto con tutto il cuore. Thank you, Mr. Mayor. And it's very kind. I would love to see a paper factory. Io vorrei veramente visitare una cartiera. Ah sì, benissimo. Sì. Benissimo. I've never been to one. I'd like to see how they work. Lei mi dica quale è la più grande. Vediamo. Lo prepariamo per portarlo in Sofidel. Esatto. Benissimo. Ci andiamo. Ci andiamo. Sì, mi può be taking it. A questo punto il vero padrone di casa, in senso letterale, il direttore della Fondazione Casa di Fabio di Lucca, Marcello Tocchini, anche un suo saluto come appassionato di cinema. Grazie a tutti. Pochissime parole anche da parte della Fondazione Cassa, a quale ovviamente oggi fa piacere essere più numerosi e anche quest'anno abbiamo la possibilità di presentare appunto star del cinema a livello internazionale ed è appunto, ringraziamo tutti gli organizzatori di questo festival che stanno ogni anno crescendo sempre. Ciò anche la mia passione personale per il cinema, questa è un altro discorso, non è first of the month, but this is another thing. Però mi fa veramente anche da parte nostra molto piacere avere qui nei spazi della Fondazione un ospite che è particolarmente illustre e gli diamo anche da parte nostra il benvenuto e vorrei cogliere subito l'occasione per farle un piccolissimo omaggio in ricordo della città perché poi non so quante altre occasioni ci potranno essere. To thank you for being here in the city because I don't know how often we are going to be able to be together. Una pubblicazione che le migliori opere d'arte che si trovano nella nostra città. Esatto. Oh, thank you very much. E l'opera che Gita Greenway ha fatto appositamente per la Fondazione Casa di Fabio Lucca e spero le faccia particolarmente. Very special, thank you. Grazie di essere qua. Grazie. Thank you for being here, yeah, veramente molto speciale. You know, the work of Peter Greenway is always eccentric and unique. Very well known in English. Il lavoro di Peter Greenway è sempre molto particolare ed è unico nel suo genere, quindi è molto conosciuto anche all'estero. Allora abbiamo qui con noi anche Marco Ferrucci, direttore del Giglio, che sarà a luogo e con quale realizzeremo la compensazione, ma poi siete ovviamente invitati. Inserirei la scaletta del nostro parentesi stampa per cominciare a parlare delle domande a Oliver. Direi così, a domande, se per favore alzate la mano, vi presentate e poi abbiamo un gelato. And we have a roving microphone, so. Okay. Is that okay with you? Yeah. Yeah. Okay. Perfect. The gentleman is referring to the yes, Mr. Buongiorno, mi chiede
Letta per il giornale L'Antidiplomatico. Good morning. Mr. Sonna, nel suo capolavoro Jekyll, c'è una brevissima quanto importante scena. Mostra che Gresham, incriminato dal procuratore Garrison per il complotto contro John Kennedy, lavorava qui in Italia, a Roma, presso un'azienda chiamata... Mi scusi? Prego. Può rallentare, certo, perché... No. Ok. Allora, nella scena molto importante mostra che... Una scena molto importante mostra che Clichot, incriminato dal procuratore Garrison per il complotto contro John Kennedy, lavorava qui in Italia, a Roma, oh, yes. Okay, yes. Presso un'azienda chiamata Centro Mondiale Commerciale. At this company that was called Centro Mondiale Commerciale, e che questa azienda era in realtà una struttura coperta della CIA. Covert operation of the CIA. Sono lieto di informare che i documenti societari del CMC I'm happy to inform you that the documents of the CMC of this company sono stati ritrovati. Have been found again. Ritrovamento grazie al quale è stata pubblicata un'inchiesta and thanks to this we were able to publish a dossier da me firmata that he actually authored. He did it. Riassumo brevemente alcuni aspetti. He just wants to highlight some of the aspects. Assieme a Clichot nel CMC c'erano together with Clichot and CMC Roberto Ascarelli e Virgilio Gaeto and Virgilio Gaeto personaggi fondamentali per l'ascesa di Licio Gelli nella P2. People who were instrumental to Licio Gelli gaining power in the P2 with the Mason movement in Italy. La loggia massonica deviata collegata alla strategia della tensione. That was connected to the strategy of tension and terrorism in the Middle East, which I'm sure you're familiar with. Okay, can you just get to the point, please? If everybody did this, we would never get anywhere. Consigli di amministrazione del CMC erano tenuti nello stesso luogo dove la P2 nasce. So the documents were found in the same place where P2 was founded. Ci sono persone collegate alla struttura Stay Behind the Gladio. And other people that are connected to the structure Stay Behind. E desideravo per favore da lei un commento al proposito. And I would like a comment from you in the light of these new information. Yes, I think I realize your fellow journalists want to talk about movies, but this is important, and this gentleman is accurate, and it's a very significant point that he has raised, and it goes to the core of much of my movie making, which is about fascism, which is about what he calls, what was called the strategy of tension, is a very apt description for a strategy that's still very apparent in the Western world. The new tension with Russia is based on the same strategy. And I am sure there are quite a number of Italian fascists out there who are very supportive of this tension between East and West. And the movie cited, this is an important fact, is that Mr. Shaw, Clay Shaw, who was accused by Garrison and was found acquitted, he was acquitted, of being an accessory to murder, but a lot of this information about Clay Shaw came to the American people for the first time. And we see a worldwide linkage, Italy, France, Europe, America, of fascist groups that work very hard to keep a strategy of tension going in the world, and above all, to bring governments to power that oppress people. And we see that time and again in our elections, and in the United States as well as in Europe. So this is an old-fashioned story, but it's true today. Thank you for bringing it up and mentioning it. I'd forgotten about it, but definitely it was pointed out by Jim Garrison in his trial against Clay Shaw. The larger issue is, of course, the murder of Kennedy, which, as you know, I believe, I strongly support the movie I made. I think most of it has held up very well over time. And the documents that have been released as a result of the movie, again, have given us more information on the assassination.
Allora, mi rendo perfettamente conto che molti dei suoi colleghi sono qui per parlare di cinema, però la voglio ringraziare veramente per aver sollevato una questione così fondamentale, così importante. Quello che ha detto appunto il collega è importante ed è anche molto accurato e è parte del nucleo, proprio dell'anima, del modo in cui io faccio film. Il fascismo e la strategia della tensione in chiave storica sono sempre più attuali anche al giorno d'oggi. Non potrebbe esserci una descrizione più calzante dei momenti in cui stiamo vivendo. Guardate anche alla tensione che va crescendo con la Russia e sono sicura che ci sono molti movimenti fascisti di destra in tutta l'Europa e anche negli Stati Uniti che accolgono con favore questa rinnovata tensione. Come sapete, Trichot poi fu prosciolto dall'accusa di omicidio volontaria, però i links che si sono formati negli anni si sono poi riversati in tutte le parti del mondo e lo vediamo anche ora come i governi poi non hanno altra finalità se non quella di opprimere il popolo e questo rimane vero anche al giorno d'oggi. Quindi grazie ancora della sua domanda e chiaramente tutto questo si inserisce nel più ampio quadro del film su JFK, un film in cui io ho creduto fermamente e credo tuttora e in più i documenti che sono stati poi desecretati e resi pubblici come conseguenza in parte del film continuano a validare quella che era la mia tesi originale, quindi grazie. Grazie a lei. Ti c'è una domanda? Aspetta. Posso? Sì. Sì, ciao Oliver, sono Massimo Sagramola, io scrivo per l'Avanti, che è il giornale socialista newspaper in Italy. Ti volevo fare una domanda su un mio amico personale, molto famoso. Si chiama Roman Polanski. Volevo sapere da te, come cittadino americano, cosa pensi di questa caccia all'uomo, di questo fatto che non abbiamo permesso di tornare in America, che è stato condotto per risolvere la sua situazione in 84 anni, lui che è scappato dai campi di sterminio con i suoi genitori, e soprattutto lui che ha perso la famiglia massacrata a Los Angeles da stessi americani. Vorrei una tua opinione riguardo su Roman Polanski, per favore. Grazie. I much admire Mr. Polanski's films and his sense of play, and he was always you could say he was a troubled artist, and many great artists are troubled. Sometimes he went to extremes and excess, but the American morality is very harsh and remains so, always has been. We remain a very Puritan country when it comes to sex, and we have very little mercy on those who cross the line in the public view. The case is kept alive by many people's wishes and by the judges, and it goes to the heart of of many American problems, not just Mr. Polanski, but the morality that governs America is sometimes very hypocritical and leads us to very negative and faulty decisions in our politics against other countries. Grazie. Allora, per quanto riguarda Polanski, devo dire che ammiro grandemente quelli che sono i suoi film e ammiro anche il suo senso del gioco, dell'utilizzo. Sicuramente è un artista che ha avuto delle vicissitudini problematiche, però molti grandi artisti hanno questo stesso tipo di percorso. Quello che è la parte più interessante è che questo riflette la moralità pubblica americana, una moralità che è molto veloce nel condannare
che rimane sempre estremamente puritana per tutto ciò che concerne l'ambito sessuale, che non mostra mai alcun tipo di generosità e di perdono con chiunque attraversi questa linea invisibile della moralità. E questa moralità è al cuore di molti dei problemi che affliggono gli Stati Uniti, ed è la moralità che ci propone un governo, una moralità comunque ipocrita, e che ci porta poi a prendere delle decisioni che sono viziate, sbagliate alla loro origine. In Italy, making political movies is very, very difficult. You have given us great films, and you've given us this gift of JFK and W. Snowden, and so on. Today, what story would you not be able to talk about in Trump's America, and what are your next projects? So what movie do you feel you would not be able to make in Trump's America? First of all, I just would like to say that, yes, many of my films have had a political subject, but they've always been stories for me about people. The drama is most important. And as Mr. Spagnoli says in this essay, very, very succinctly in Italian, you can read it, he talks about, the movies are really about power. Whether it's a small situation like U-Turn or Natural Born Killers, where individuals, it's always a struggle for power. And that's true on Wall Street, it's true in sports, a football movie or Wall Street movie or Alexander the Great. The story is all about a man's identification with his parents and the sense of self, the self that he has. He's one of the most authentic men as a result of his struggle. These are the things that interest me. Forming your character in life, your struggle, man-woman story, also, because his Alexander's struggle with his mother is the supreme issue, I believe, in the end. The morality of America, as I said earlier, is hypocritical, very hypocritical. I could not make, I don't think anybody could make a movie that was atheistic, mm-hmm. in the sense that the Italians can. Pasolini, forget it. He'd be crucified in America. You cannot say these things. No one would go, and you would die a commercial death, which is the same thing, basically, as a political death. Commerciality is always the excuse to ban artists, to censor artists, the commerciality of the work. In Italy, you seem to have had a long streak, which I think has been great, of many good films that were made in spite of the financial pressures. And I would include Bertolucci among them as one of the great modern artists of Italy. The television business has grown enormously, and television in Italy is much freer than it is in America, much freer. But at the other hand, the commercial pressure still exists. So we haven't seen it to as many great Italian movies as have been in the past, in my experience. As to what's next, I don't talk about that in general because I don't like to give away ideas that are just being born, and I'd like to develop them. But I have shot a new documentary after Snowden. It was done in Moscow for a year and a half, for almost 2 years, I was interviewing Mr. Putin. So the next one is called Conversations with Mr. Putin. And it's straight conversations over many visits where he talks and we hear him for the first time, I believe, in English in the West. We don't listen to him and what he's saying. And as a result, we simply interpret all his speeches, the things he says, the ideas he has, the way we want to. I think it's a very important documentary and very timely. I'm trying to finish it for early this year. Allora, è vero che gran parte dei miei film ha delle tematiche politiche, ma i film non si incentrano sulla politica quanto sulle persone. Direi meglio
che tutti i miei film avvertono su quello che è il conflitto del potere e quello che facciamo per poter ottenere il potere, come poi appunto anche Spagnoli scrive nel suo saggio. Se noi guardiamo alla mia filmografia, possono esserci dei piccoli conflitti di potere, come per esempio in Natural Born Killers, in Assassini Mai Nati, scusate, e New Turn, oppure possiamo essere testimoni di questa lotta per il potere su una scala più grande, come in JFK o Nixon o anche in Alexandros. Sicuramente quello che mi interessa è la formazione dell'identità dell'individuo tramite questo conflitto, come si forma il senso del sé. In fondo, se pensiamo ad Alessandro Magno, era il rapporto con sua madre che lo ha reso poi chi è diventato. Quale film non potrei fare negli Stati Uniti? Ma sicuramente, come ho detto prima, la moralità negli Stati Uniti, il senso della morale è la cosa più ipocrita che ci sia, quindi sicuramente non sarebbe possibile fare un film ateo. Voi qui in Italia avete avuto Pasolini, ecco, da noi sarebbe assolutamente impensabile, sarebbe la morte commerciale. E come sappiamo bene, la morte commerciale è il modo migliore di estromettere e di esiliare gli artisti. Viceversa, in Italia avete una lunga tradizione di film che hanno alzato, diciamo così, la voce nonostante quelle che sono state le difficoltà finanziarie. Io penso a Bertolucci, per esempio. E, per quanto riguarda la televisione, ritengo che l'Italia abbia una scelta molto più vasta e molto più ampia e libera televisiva di quanto ci sia negli Stati Uniti. Chiaramente questo non significa che poi non ci sia la pressione commerciale. E che cosa farò successivamente? Beh, non mi piace parlare dei progetti finché non diventano concreti, ma sto concludendo un documentario che vorrei riuscire a pubblicare, insomma, a rendere pubblico all'inizio dell'anno prossimo, e l'abbiamo filmato in Mosca. Eravamo a Mosca per un anno e mezzo, ho fatto avanti e indietro, e si chiama Conversations with Putin, quindi Conversazioni con Putin. E è la prima volta che tutti potranno ascoltare Putin che parla in inglese, quindi che esprime il suo pensiero senza essere mediato da un traduttore o da un interprete, e questo consentirà alle persone di farsi un'idea più precisa e non mediata di quello che è il suo pensiero. Dovrebbe sì essere distribuita all'inizio dell'anno prossimo. Taxi drivers, Andrea. Taxi drivers. Yeah, taxi drivers. It's an online blog. Yeah, yeah. A quick question. You love history. I think we can say that you love history with a capital H. And you have used history to describe the hypocrisy that has transversed on Cuba, also in the United States. With talk radio and NBK, you described traditional eras. With Snowden, you describe the hero of the net. What are the differences between narrating the history of the story of a historical hero and a contemporary hero? Well, with Alexandria, I think you could compare it to Snowden. With Alexandria, we're dealing with centuries ago, and I hope you see the ultimate cut, because that is the 2014, 10 years later, is the cut that I endorsed, which was 10 years late, but it's better late than never. Alexander's issues are internal. All his conquests exterior are matched by his internal battles with mother, father, self, his self, and his entourage, and Roxanne. Snowden is not, as a dramatic character, was not as interesting as Alexander, because he's very internal and he sits at a computer much of the night. His love life is not extensive. His social life is non-existent. But his impact was big. And
So those are factors in making the movie. I tried to stay as realistic as possible because I had met him. I went to Moscow 9 times to get as much of his story. It's his point of view, his story. Sometimes we had to take dramatic license because there were issues that could not be told. But he gave us all the information he could give us, and he also helped us with the script, and he helped us when he saw the final film. He made some ideas. He gave us some ideas. So in that case, we have a living person who was very cooperative, unlike, let's say, Mr. Bush or Mr. Nixon. And the question, I'm sorry, I got lost. No, that was it. That was a question. It was about how do you approach these heroes, either from past... You approach them the same way, the same way. You have to deal with the internal tensions. The internal tensions in Snowden are not comparable to the Alexander. It's just a different mentality. He grew up a certain way, very middle-class America, and he saw things very bright, very bright. But what he saw offended him deeply. His morality was crossed. I would say he was a Boy Scout in many ways, and he could not accept what the government was doing. But by sacrificing, frankly, his whole life, and the meaning of his life, to revealing this to his fellow citizens is an act of great honor. Great honor, and he's paid a high price. Thank God for them. You can put that at the end. Allora, in merito a un parallelismo, diciamo così, tra Alexander e Snowden. Con Alexander, e spero che vedrete tutti The Ultimate Cut, che è stato distribuito nel 2014, quindi 10 anni dopo, ma meglio tardi che mai. In Alexander cerco di catturare, come avevo detto anche prima, il conflitto interiore che si va formando in Alexander mentre definisce il sé. Quindi è un film molto interiore, al fuori vediamo le battaglie, ma è il dentro, diciamo così, che conta. Snowden invece come personaggio era chiaramente molto meno interessante da un punto di vista proprio personale, perché era una persona estremamente solitaria che passava le serate intere davanti al computer, non aveva alcun tipo di vita sociale, ma il suo impatto è stato fenomenale sulla nostra cultura. Pensate che sono andato 9 volte a Mosca ad intervistarla, è stato incredibilmente collaborativo, diciamo diversamente anche perché vivo e poi per la persona che era, diversamente da Nixon per esempio o W. E sono andato 9 volte, a volte abbiamo parlato di cose che poi non potevano essere rese pubbliche, ma ha collaborato anche proprio nella stesura dello script e anche poi in fase di montaggio. Alla fine l'approccio che io utilizzo è sempre lo stesso, è quello di cercare di catturare il conflitto interiore e la tensione interiore. Snowden è stato sicuramente un eroe, era offeso, moralmente, profondamente offeso da quello che vedeva che stava accadendo, un po' come un Boy Scout che si rende conto che quello che sta succedendo è sbagliato e si mette in gioco, e ha sacrificato la sua vita per poterci mettere tutti al corrente di quello che stava facendo il governo americano e per dire la verità, ma grazie a Dio l'ha fatto. Before you go on, do they know what Boy Scout is? Sì, Boy Scouts, you all know, sapete tutti, no, i Boy Scout, i lupetti. Yeah. You have Boy Scouts. It's not as widespread here. I see. But we have it. And one small note, Nicola. There was just, I want to make the point that in this schedule they are showing Alexander the Ultimate Cut, the final Ultimate Cut from 2014, but it's listed as 2004 as the original. So do not be confused. That was just it's just an error. On sì, the error. Allora nel programma c'è scritto che viene proiettato Alexander del 2004, però è un errore è un refuso di battituro, quindi invece è il final cut, quello del 2014, quello che verrà, the ultimate cut, sorry. Tomorrow night. Yeah, è domani sera.
e a quello del 2014. Abbiamo poco tempo, facciamo un sondaggio. 1, 2, 3, 4, ok? La mia telecamera. La tua telecamera. 4 domande. Can you take 4 more questions? Yeah. Yeah. Sì, non c'è problema. Poi basta. Buongiorno. Interesting questions. Mi scusi perché stavo fare film, ok, fare film, è andato in cinematografia. So the question for you. You are also a great screen player. I mean, you scripted Scarface, you scripted Running Away at Midnight, I don't remember. Midnight Express. The Midnight Express thing. What era, scusami? Oh, eight million ways to die. What was the reception of that? And how did you then react to it? What did that movie do? What a strange question. The most obscure film. It was a bad film. And my name is on it really by mistake, because I was making Salvador in Mexico when the film was rewritten and filmed by the director, was Hal Ashby, and he was not in the best shape physically. He was dying. And he made the film way over budget. My film was set in New York City, mm-hmm. in the hard streets of New York, on the drugs scene. Mm-hmm. And it was based on a gritty book by, I forgot, but anyway, the film that Hal filmed was shot in Malibu, and it had a completely different tonality to it. I should have taken my name off, but I didn't want to insult the film and his memory. And I didn't really care at that point. I had Salvador to worry about, but I should have taken my name off. Allora, un'interessante domanda, ho detto. Era un film terribile, però c'era il mio nome nei crediti. E diciamo che è stato un errore che il mio nome sia rimasto tra i crediti. Io al momento, quando l'hanno riscritto e hanno iniziato a filmare, stavo lavorando su Salvador, quindi ero completamente preso da quell'altro progetto. Oltretutto il direttore Hal Ashby stava morendo in quel momento, quindi quando loro l'hanno riscritto io non ero neanche al corrente. Come l'avevo scritto io, una delle scene principali si svolgeva per le strade di New York, e in verità poi quello che è stato filmato a Malibu. Quindi col senno di poi avrei dovuto levare il mio nome dai crediti, però non volevo offendere né Hal né tutti quelli che avevano lavorato sul film. So he's from La Nazione, a national newspaper. What do you think about Trump? What do you think about Trump as far as commercial policy, Mexico, wall, in immigration, and health reform? What's your view on Trump? You know, one always hopes to avoid these questions, but I guess it's inevitable. I think on all the issues you named, I think he's going in the wrong direction, totally, including climate and climate control. I think it's very sad, but it can be survived. There will be opposition to all of these things. There'll be a process of checks and balances that will drag down those decisions. And sadly to say, in recent weeks, even on foreign policy, where I was hoping, along with many other people, that he would be certainly more understanding of the world, the larger world, and the interests of other nations, he's surprised me by being as tough as Hillary Clinton would have been, and as ignorant. I don't know how, but I hope he gets an education soon in foreign, the interests of other foreign countries, and begins to understand. Okay. I just want to get you verbatim on this. I would also say this, I would add one thing, I would just say, America is not run really by presidents, it's run by a bureaucracy that continues in place.
And there is what they call a very strong deep state or alternate state or secret state that seems to have its own set of goals. And the military-industrial complex in my country is very strong. So is the media, and so is the Wall Street sector, the intelligence and technology sectors. All these seem to drive America with or without whoever the president is. Mr. Obama was supposed to be much more peaceful and ended up being a cold warrior as big as they come, and also a hot warrior. Okay. Okay, well, io spero sempre di riuscire ad evitare questo genere di domande, ma credo che siano inevitabili. Credo che su tutte, in tutti gli ambiti che lei ha menzionato, incluso anche l'impatto climatico, i problemi ambientali, Trump stia andando nella direzione sbagliata. È una situazione molto triste, ma la possiamo sopravvivere sicuramente anche grazie a tutto il sistema di checks and balances, quindi di controllo che abbiamo negli Stati Uniti. Credo che riusciremo a rallentare questa sua corsa. Devo dire che nelle ultime settimane mi ha deluso molto, perché anche in politica estera mi ha sorpreso, perché si è dimostrato ugualmente duro, diciamo così, di ferro e ignorante, tanto quanto lo sarebbe stata Hillary Clinton se fosse stata eletta. Quindi non ci resta che sperare che Trump presto si faccia un'educazione ed impari qualcosa di politica estera e dei paesi che popolano questo mondo. Vorrei aggiungere poi che gli Stati Uniti, comunque, state tranquilli, perché non vengono gestiti dal presidente. Gli Stati Uniti, I'm just saying about, that it's not run by the president, but that's why they giggled. Quindi gli Stati Uniti non è che vengono gestiti dalla presidenza, gli Stati Uniti vengono gestiti da una burocrazia e da un apparato che è continuo nel tempo, che non varia al variare delle elezioni. E c'è uno stato parallelo, c'è sicuramente uno stato, diciamo così, segreto, che ha la propria agenda. E negli Stati Uniti, come sapete, tutto il reparto e tutta l'industria militare è estremamente forte, c'è Wall Street, c'è la tecnologia, e questi hanno la loro agenda e la portano avanti tranquillamente negli anni. Se guardate a Obama, che doveva essere il grande presidente della pace, poi è diventato un cold warrior, un rappresentante della guerra fredda, per poi diventare hot warrior, quindi attivamente combattente. C'è un'ultima domanda. Last question. Diamo spazio anche alle TV. Poi scusate, ma perché vuole visitare la cartiera? This is why do you want to visit a paper production company? Why? Because I love paper. I read it. I prefer paper to electronic. It's better for my eyes. See what I'm going to struggle. They make tissue paper, just so you know, though. Oh, they make tissue paper. They make tissue, but still. Oh, I thought they were doing the... No, not this paper. I'd still be curious to see how they chop paper up, how they transform from pulp to paper, yeah. Perché sono curioso, mi piacerebbe vedere come si passa dalla polpa, diciamo così, al prodotto finale della carta. But I'm interested in all transformations, so if you have any other suggestions of factories that transform things, I'd be love to go. Mi interessano tutti i tipi di trasformazione, quindi se avete altre aziende qui nella Lucchesia che trasformano la materia, sarei affascinato di andarla a vedere. All factories, tissue paper. They are the largest, second largest producer of all tissues. Including tampons? Nope, just kitchen towels, napkins, toilet paper. Okay. Io però non prendo la licenza di fare una domanda, io non la faccio mai. He never asks questions, but he really has that question to ask you, and I'm the president, so I get to ask the question. Sono molto, molto attento all'argomento Snowden, al film, allo Schwarz. Really, e se vorrei chiederti, secondo te, cosa succederebbe
Snowden and everything. Se qualcuno come provocatoriamente suggeriva Aaron Schwartz provasse a inserire come diritto all'accesso dell'informazione, di qualunque informazione, diritto di chiunque, tipo nella Carta dei diritti dell'umanità del 1948, cosa succederebbe se questa possibilità venisse data a tutti di accedere a qualunque informazione? What do you think would happen if, just like in the Human Rights Manifesto and everything, there were the right for any one of us to access all information? What if it became a human rights issue, the right of each one of us to access any kind of information? That's not a practical possibility at all. I mean, you have to understand the United States is the kingdom of secrets. There are so many secrets they keep, more than ever, classify everything, that government employees don't even know if they're doing this, if they're contradicting each other. One agency doesn't know what the other agency is doing. It's a big mess, and we find that out more and more as we declassify documents. It's impossible we're trying to get a sense of history. Right now, we're trying to understand what happened in 2001 when Mr. Bush made all these new security laws. So you've asked a question like a fairy tale. It's like, how do you get there? And I don't think that would necessarily be the solution. I think some things have to be done in private. I think negotiations have to be done in private. And you can't have public access on everything. You know, Mr. Snowden always said very clearly, we want targeted surveillance, targeting the suspects who are approved by judges that have shown a record of being suspect. Not to target mass surveillance is ridiculous and doesn't work. It's a disaster worldwide, and it also is extremely costly and leads to many false roads. So I don't think it's possible. Quindi io non credo che questa sia una possibilità concreta, un po' forse dal libro delle favole, poi appunto gli Stati Uniti sono il regno dei segreti. Pensate che molti impiegati statali non hanno alcuna idea di cosa sta facendo il loro collega, addirittura ci sono le agenzie che non si sparlano l'un l'altro, come la CIA e NSA, e queste cose stanno venendo ora alla luce veramente con i file che vengono desegretati relativi al 2001 e all'amministrazione Bush, quando vennero passate tutta una serie di leggi antiterrorismo. Quindi, ripeto, è un po' una favola. Oltretutto non ritengo neanche che tutte le informazioni debbano essere pubbliche. Ci sono alcune parti che è bene rimangano private, tipo le negoziazioni, quindi questo deve essere fatto a porte chiuse. Oltretutto Snowden aveva sempre detto che lui voleva una sorveglianza mirata, quindi targeted surveillance, non che fosse invece una sorveglianza su tutti, massificata e a copertura completa. Pensate quanto sarebbe anche caro una cosa di questo genere, ed oltretutto questo tipo di sorveglianza ci porta per strade che sono errate. Thank you very much. Grazie. Grazie a tutte queste persone e anche a Paolo Dardi che è arrivato. Grazie ancora, ci vediamo domani sera con Oliver di Master. Thank you.